comandante con l'ingegnere Di Meo e con altri collaboratori illustreranno in dettaglio con tutti gli aspetti, e credo che saranno molto esaustivi per tutto questo, per tutto quello che sono le problematiche che dovremo affrontare, e credo che sarà una cosa utilissima di cui dovremo fare grande tesoro. Naturalmente, per introdurre questo, voglio far presente che la professione si sta cambiando in maniera notevole diciamo in aspetto completamente diverso dal passato. Bisogna essere altamente preparati e essere in grado di dare risposte a 360 gradi, altrimenti vuol dire che ci troveremo fuori. Oggi l'obiettivo di raggiungere livelli qualitativi per poter dare risposte a tutto ciò che gli aspetti legislativi e normativi prevedono sarà sempre più intensa. Vi dico che da mie informazioni recenti, dall'ultimo incontro avuto a Roma con il Consiglio nazionale, ci saranno delle trasformazioni epocali, almeno per quello che riguarda gli architetti e gli ingegneri, perché il DPR sarà lo stesso. La formazione avverrà con l'esame, la formazione darà dei crediti come quelle universitarie, con una prova finale. Quindi ci sarà tutto un approccio di tipo diverso verso quelle che sono le nostre problematiche. D'altronde, oggi immaginare un progetto senza prevedere almeno in fase iniziale tutti gli aspetti che avranno una certa ricaduta è impossibile. Oggi quindi bisogna immaginare tutto insieme, ma nel trattando non si può essere tuttonomi, quindi poi bisogna lavorare in squadra e in equipe. Perciò questi momenti di incontro e di confronto ci servono soprattutto per consentirci di abituarci a un nuovo modo di confrontarci e di operare, in modo che alla fine possiamo dare quelle risposte che il mercato ci chiede, in modo che veramente siamo, come è stato detto più volte anche a livello governativo, che noi siamo al servizio del cittadino, noi siamo una lobby, e questo lo tengo a precisare, ma siamo soprattutto dei tecnici che vogliono dare una risposta al paese nel modo migliore. Questo incontro va in questa direzione. Non mi voglio tediare con altre parole, altre cose, perché voglio dire, le cose da trattare sono impegnative e abbastanza corpose, quindi passo la parola agli altri presidenti del gruppo organizzatore, che è formato da tutti degli architetti, degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali. E quindi adesso passo all'ingegnere Matarazzo. Grazie, buongiorno a tutti. Funziona. Sì. Roberto, anche questa defaianza non funziona. Sì? No, sente? Sente? No. Vedi se ci sto cambiando. Si sente? Sì. Allora, buongiorno a tutti, nel porgere un cordiale saluto a tutti i presenti, ai colleghi presidenti e ai due relatori, ingegnere Pasqua e ingegnere Di Meo, ringrazio il comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino, ingegnere Alessio Barbarulo, per aver organizzato in collaborazione con gli ordini e collegi questo seminario. Mi sia consentito di fare qualche riflessione e di esprimere qualche considerazione. Dopo circa 30 anni cambiano le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, da 97 si riducono a 80. Vanno in pensione gli allegati al PD del DPR 689/59. Le attività soggette vengono ripartite in tre categorie APC, individuate a seconda della gravità del rischio, della dimensione o del grado di complessità dell'attività stessa. Per quelli rientranti nella tipologia disciplinata da specifiche regole tecniche, l'esercizio dell'attività può iniziare dopo aver presentato la scia, segnalazione certificata di inizio attività, alla quale deve essere allegato il progetto antincendio, poiché non è più prevista l'espressione del parere di conformità da parte dei vigili del fuoco. Lo Stato in questo modo abbandona il proprio ruolo di certificatore per occuparsi appieno dei controlli a posteriori. I professionisti con la riforma assumono un ruolo di maggiore coinvolgimento delle regole scritte, ci sono purtroppo interpretazioni diverse e quindi è importante avere idee chiare e precise. Questi seminari
servono proprio a questo. A questo punto è giusto pensare che con tutte queste semplificazioni si rischia di abbassare la guardia e di mandare in pensione tutto il sistema di sicurezza nel nostro paese. Non vorrei che la prevenzione incendi diventasse come il testo unico 8108, a partire dall'estrema genericità che caratterizza il profilo professionale di chi dovrebbe garantire l'essenziale funzione di consulenza in materia di sicurezza. Si è persa infatti ancora una volta l'opportunità di definire in termini chiari e precisi la professionalità e la preparazione tecnica di base necessaria per svolgere questa delicata funzione di consulente interno o esterno all'azienda. Di conseguenza è stato consentito l'ingresso in un'area particolarmente delicata ad una pletora di soggetti che, usufruendo di finanziamenti nazionali e regionali sulla formazione, hanno drammaticamente abbassato la qualità della valutazione e della valutazione dei rischi e di piani di intervento da adottare per garantire il giusto livello di prevenzione e protezione. Grazie per l'attenzione. Così più la legge dei geometri. Buongiorno a tutti, mi associo ovviamente ai saluti e ai ringraziamenti al comandante del comando provinciale, ingegnere Pasqua, che sicuramente ci illustreranno bene queste nuove le novità contenute nelle nuove norme. Credo che questi, senza rubare molto tempo, ma dico un flash, le nuove norme, ogni quando ci imbattiamo in una normativa, ne parlavamo prima col comandante, sicuramente c'è un calo di affluenza di traffico, perché c'è questo impatto che ancora non si riesce a capire come affrontarlo. Allora il seminario di oggi vuole senz'altro togliere qualche dubbio in questo senso. E dico però ai miei colleghi presidenti che se oggi abbiamo creato questa confluenza per fare un incontro del genere su questa materia, credo che dovremmo trovarla anche per altri campi, e la regione Campania per quanto riguarda il genocidio e quant'altro, secondo me tutti quanti insieme dobbiamo fare fronte comune affinché il cittadino, come si diceva prima, possa essere effettivamente più alleggerito da queste norme, e noi possiamo essere quel tramite giusto di confrontarci con le istituzioni superiori e poi dare servizi migliori ai cittadini. Allora io auspicio che questo convegno è un primo passo che dobbiamo fare in questo senso, ma auspicio che faccia a tutti noi presidenti di collaborare sempre di più e creare queste sinergie importanti anche in altri settori. Mi auguro un buon lavoro, sperando che uscendo di qui abbiamo delle idee sicuramente più chiare per affrontare queste due cose. Grazie. Allora, Presidente, tutti gli ingegneri. Allora, niente, siamo pronti e quindi possiamo iniziare, il corso. Fatemi dire solo una cosa, è la mia soddisfazione per le persone presenti, il che significa che è giusto fare operazioni di questo tipo, ottimizzare i tempi e i modi con cui ci incontriamo in modo da migliorare e amplificare anche le informazioni che ci trasferiamo. E un grazie particolare per noi è scontato, abbiamo già iniziato a fare collaborazioni di questo tipo, lo voglio fare verso il comandante dei vigili del fuoco. L'impatto è stato questo, è stato immediatamente, da quando è arrivato qua, quello della estrema collaborazione, ma soprattutto con questa necessità di colmare tutti i campi possibili e quindi eliminare tutte le frizioni che ci stanno. Diceva prima Antonio Santosusto, una nuova procedura significa sempre un rallentamento, una piccola inerzia almeno mentale nell'affrontare un problema. Questa è la dimostrazione che noi facciamo di tutto per eliminare una cosa come questa, una difficoltà, e quindi moltiplichiamo gli sforzi di farlo insieme. Questo significa per noi avere una risposta più efficace, ma soprattutto contenere tutto, contenere i costi e avere la massima partecipazione possibile. A questo punto possiamo passare al tema della giornata, solo ricordandovi una cosa così. Anche in questo siamo stati complementari, ognuno ha dato un'informazione. La mia è proprio prettamente tecnico-logistica. Intorno alle 11:30 c'è il coffee break, ci dobbiamo soltanto, ma ve lo ricorderemo, spostare nella sala predisposta.
vogliamo iniziare, quindi passo alla domanda. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Barbolo, comandante dei vigili del fuoco di Avellino, e devo intanto rivolgere un sentito e anche affettuoso, se mi ho sentito dirlo, un ringraziamento agli ordini e ai collegi professionali che hanno voluto assieme a noi questa prima giornata di incontro di temi della prevenzione di incendi, in particolare sulle nuove procedure di semplificazione. E un ringraziamento anche a voi che siete intervenuti, è piacevole vedere una platea ricca e qualificata, pronta a confrontarsi su importanti temi della sicurezza con le istituzioni e con i rappresentanti degli ordini e collegi professionali. Un ringraziamento naturalmente va anche a chi ha direttamente collaborato alla organizzazione e allo svolgimento di questa giornata, in particolare ai due ingegneri del comando del Vigile del Fuoco di Avellino qui presenti, l'ingegnere Pasqua, vicecomandante, l'ingegnere Di Leo, che hanno preso subito a cuore questo impegno e che lo onoreranno sicuramente nel modo migliore quest'oggi. Sarò brevissimo, il mio intervento è solo un intervento di introduzione per quello che sono gli argomenti, l'argomento fondamentale che andremo oggi a trattare. Intanto dobbiamo solo oggi incontrarci, c'è stata una situazione abbastanza critica che abbiamo dovuto fronteggiare nei giorni passati, che riguarda appunto l'emergenza neve, a cui si è fatto cenno, e altre situazioni che hanno dovuto far slittare solo ad oggi questa prima giornata di incontro. Ci tengo a precisare prima giornata perché, nonostante le buone premesse, ottimistiche premesse da parte dell'architetto Fraternali, io credo che in una sola giornata non si riesca ad affrontare quelli che sono gli argomenti legati all'applicazione delle nuove procedure. Se non altro perché, questo lo dico subito, anche noi che siamo i depositari delle informazioni di livello centrale, di livello ufficiale, anche noi abbiamo, lo dico immediatamente, abbiamo ancora dei dubbi che in qualche modo dobbiamo risolvere. Nonostante gli incontri che all'interno della nostra sede di servizio quotidianamente si svolgono tra me e i miei collaboratori, nonostante le richieste, nonostante le attività che in qualche modo si svolgono continuamente nel campo della prevenzione incendi, si risolvono dei dubbi, però ne compaiono degli altri. Purtroppo è sempre così quando c'è una nuova procedura. Ricordo anche in occasione dell'emanazione del precedente DPR 37 anni or sono, anche allora c'è stato un periodo di rodaggio, così possiamo dire, per poter approfondire questi argomenti e in qualche modo stabilire delle regole fisse e delle condizioni di lavoro da osservare nel corso dell'attività della prevenzione incendi. Ci sono delle novità che ovviamente io non voglio accennare, saranno l'argomento che tratteranno precisamente i due ingegneri che presenteranno la propria relazione. E vorrei però spendere qualche parola a favore di questa possibilità che oggi ci è stata offerta. Vorrei precisare che rispetto al passato forse noi ci siamo troppe volte, non abbiamo avuto questo scambio di opinioni, queste occasioni di confronto con le strutture di professionisti esterni, o perlomeno non è avvenuto questo nel modo giusto. Io auspico che questo invece, quello che riguarda almeno noi come Vigili del Fuoco, che operiamo nel territorio dell'intera provincia di Avellino, questo possa avvenire con una certa continuità, perché io lo ritengo importante, anche perché le cose cambiano. Una volta forse di più ci si teneva, lo dico anche facendomi carico di qualche errore del passato, una volta di più ci si teneva a mantenere non dei segreti professionali assolutamente, però si faceva un po' più fatica del dovuto a diffondere certe informazioni e certe condizioni tali da poter agevolare e rendere più efficace il lavoro del professionista all'esterno. Oggi, come dicevo prima, i tempi sono cambiati. Noi questo incontro, che potrebbe sembrare, qualcuno potrebbe aver inteso per il comando dei Vigili del Fuoco un impegno, io ritengo invece che sia una cosa assolutamente positiva per noi è come se fosse un investimento,
quanto più noi riusciamo a trasferire a chi poi deve operare nel campo della prevenzione incendi, tanto meglio noi riusciamo ad operare, e sicuramente chi ne poi ne ricava gli utili, i benefici in definitiva sono la comunità esterna, coloro che in qualche modo si avvalgono di questo servizio. Servizio che deve essere sempre più svolto sinergicamente tra il comando dei Vigili del Fuoco e noi in particolare, che siamo l'espressione tecnica di questa istituzione, e i professionisti all'esterno, che in qualche modo devono interfacciarsi con continuità, con onestà, con impegno e professionalità, per portare avanti comunemente dei discorsi legati all'attività e al servizio di prevenzione incendi. Riguardo le nuove procedure, ci sono delle novità a cui già si è fatto cenno per quello che riguarda le tipologie di attività, ma in particolare per quello che riguarda le condizioni a cui bisogna sottostare dal punto di vista giuridico. Non per tutte adesso va richiesto e da noi rilasciato il certificato di prevenzione incendi. Ci sono dei casi, buona parte fra l'altro delle attività ancora soggette a questa condizione di controllo, ci sono dei casi per cui la certificazione di prevenzione incendi non viene più rilasciata, ma si fa ricorso ad uno strumento che ormai è in uso anche presso altre amministrazioni, altre istituzioni pubbliche, che è quello della segnalazione certificata di inizio attività. Su questo non voglio aggiungere altro, altrimenti vedo che i due colleghi mi guardano già in cagnesco, mi dicono: senti, parli tu, poi dopo che cosa potremo aggiungere. Ci sono tante cose da dire, come dicevo prima, avremo tempo e modo quest'oggi, sperando di poter dedicare anche un certo tempo al dibattito che ne verrà fuori, per poter dissolvere qualche ulteriore dubbio che dovesse permanere, e in altre circostanze in cui l'invito lo rivolgo già da ora ai quattro presidenti degli ordini e collegi professionali, perché possiamo con una certa periodicità incontrarci. Giusto una nota a margine di quello che stavo dicendo, un'informazione che non riguarda direttamente l'argomento che tratteremo oggi e che sono delle novità in cantiere ormai quasi ufficiali. Una riguarda la procedura per la sanatoria, così possiamo definirla, per quello che sono le attività alberghiere. È in fase di emanazione un nuovo decreto che prevederà, salvo contravvisi, ma credo che ormai siamo addirittura di arrivo, un nuovo decreto che prevederà la possibilità per le attività alberghiere di adeguarsi ancora entro il 31 dicembre del 2013 attraverso dei meccanismi di pianificazione, di programmazione, e ferme restando certe condizioni di compensazione che devono sempre valere quando si concede una condizione di proroga per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza antincendio. Una seconda novità a cui volevo fare cenno, poi dopo cedo la parola ai due relatori, è quello che riguarda invece i corsi per, noi li definiamo ancora corsi 818, che sono abbinati a quella legge del 1984, è in fase di emanazione una disposizione che ha variato un po' i programmi legati allo svolgimento di questi corsi, ed è previsto anche la formalizzazione di corsi di aggiornamento che periodicamente dovranno essere svolti dai professionisti che operano nel settore della prevenzione incendi. Credo al momento di non poter aggiungere altro. Io ringrazio di nuovo tutti e passo la parola, se dico bene, all'ingegnere Di Meo, che inizierà questo. Sebbene sia stato già presentato il comandante Cervataru, sono di me uno dei funzionari del comando provinciale del comando di Vigili del Fuoco. Allora, cominciamo subito con porci alcune domande rispetto alle modifiche introdotte dal nuovo regolamento di prevenzione di incendi di cui al DPR 151 del 2011.
Innanzitutto dobbiamo chiederci quali sono le attività soggette ai controlli da parte dei vigili, perché una delle modifiche sostanziali riguarda appunto l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Poi, come richiedere la valutazione del progetto per ottenere il parere di conformità all'incendio e in quali condizioni è ancora obbligatorio richiedere il parere di conformità all'incendio, quindi preliminarmente richiedere il parere di conformità all'incendio, come richiedere la valutazione del progetto per ottenere il nulla osta di fattibilità, questa è una delle novità introdotte dal regolamento, dal nuovo regolamento, cioè oltre al parere di conformità antincendio si può anche richiedere il nulla osta di fattibilità sul progetto. Poi approfondiremo come avviene la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio e specificheremo in quali casi viene ancora rilasciato il certificato di prevenzione incendio. È stato già accennato, il certificato di prevenzione incendi non è più previsto per alcune attività, peraltro invece resta, diciamo, come certificazione finale del procedimento. Ancora spiegheremo come avviene la presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico delle condizioni di sicurezza di incendi, che sostituisce quello che una volta veniva detto rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Diremo anche, faremo cenno anche agli obblighi connessi con l'esercizio delle attività e alle procedure per avviare il procedimento di deroga. Allora, come è stato già accennato, ecco, forse fate riferimento a questo slide più semplice. Allora, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco sono state riaggiornate e quindi in tutto sono 80 attività. In realtà non sono state ridotte, in molti casi sono state raggruppate. Sentite? State raggruppate, sentite? Sì. Ma sono state introdotte anche delle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione, cioè attività che prima non erano soggette ai controlli di prevenzione incendi, oggi diventano soggette. L'altra novità è che queste attività sono state differenziate in tre categorie: categoria A, categoria B, categoria C. La categoria A riguarda le attività a basso rischio, dette anche standardizzate. Le attività della categoria B sono anche dette a medio rischio, quelle della categoria C ad elevato rischio. Allora, per le attività della categoria A e della categoria B, il controllo avviene a campione, cioè controllo dopo la presentazione della scia e fine dell'incendio può avvenire anche con metodo a campione. Quindi un'altra delle grosse novità è quella che, pur rimanendo soggetto ai controlli di prevenzione incendio, l'attività non è detto che venga svolto il sopralluogo di verifica da parte del comando provinciale di vigilanza. Il comando può, nei 60 giorni successivi alla data di presentazione della segnalazione certificata, effettuare una visita tecnica per controllare la conformità dell'attività alle norme vigenti in materia di sicurezza. Resta invece per le attività di categoria C il rilascio del certificato di protezione incendi. Quindi, delle 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovremo poi andare a qualificare quelle di categoria C per ritrovare ancora il certificato di prevenzione incendi. Ma vediamolo
in maniera più dettagliata. Allora, cominciamo dalle attività di categoria A. La richiesta della valutazione del progetto in generale non è più richiesta, cioè non è più previsto che il titolare dell'attività richieda la valutazione del progetto in forma preliminare. La valutazione del progetto viene richiesta soltanto nel caso in cui si faccia ricorso all'istituto della deroga, cioè quando uno o più punti di una regola tecnica di prevenzione di incendi non sono osservati e quindi è necessario ricorrere alla richiesta di parere in deroga. Solo in questa condizione sussiste per la categoria A, cioè per le attività cosiddette a basso rischio, l'obbligo della richiesta del parere preliminare. Quindi per queste attività viene presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio, che è regolata dall'articolo 4 del DPR 151. Entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA antincendio può avvenire la visita tecnica di verifica, ripeto, con metodo HP. Naturalmente la validità della SCIA antincendio è determinata, cioè una volta che viene presentata la SCIA c'è una durata di validità di questa autorizzazione che varia dai 5 ai 10 anni a seconda dell'attività. Quindi alla scadenza della validità della presentazione della ricevuta della presentazione della SCIA deve essere poi presentata l'attestazione di rinnovo periodico. Vediamo invece per le attività di categoria B. Per le attività di categoria B rimane l'obbligo di richiedere preliminarmente la valutazione del progetto. Le modalità di richiesta della valutazione del progetto sono contenute nell'articolo 3 del DPR 158. Naturalmente, forse mi vedrei io. Sì. Naturalmente anche nei casi di deroga, come nella precedente condizione di categoria A, è richiesto il parere di conformità preliminare quando si ricorre alla deroga. Ottenuto quindi il parere preliminare sul progetto, ed ovviamente effettuati i lavori previsti nel progetto approvato, viene poi presentata in questo caso la segnalazione certificata di inizio. Anche per le attività di categoria B la visita tecnica entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione della SCIA avviene col metodo HP. Quindi per un'attività di categoria B, così come per un'attività di categoria A, la visita tecnica può avvenire col metodo a campione entro i 60 giorni alla data di presentazione della SCIA. Questo è importante per determinare questo termine temporale, perché è abbastanza rigido, nel senso che trascorsi 60 giorni noi non possiamo più svolgere la visita. Ecco. Per quanto riguarda invece le attività che rientrano nella categoria C, naturalmente, come nel caso della categoria B, è confermato l'obbligo di richiedere preliminarmente la valutazione del progetto per ottenere il parere di conformità di incendio, ovviamente anche nel caso di deroga, e successivamente si presenta al termine dei lavori si presenta la SCIA ai fini della sicurezza di incendio. La differenza però dal caso precedente, dai due casi precedenti, che nel caso dell'attività di categoria C la visita tecnica viene svolta sempre. Quindi mentre nella categoria A, nel caso della categoria A e della categoria B, la visita tecnica viene svolta col metodo a campione, per le attività C in realtà rimane come prima. La visita tecnica, il sopralluogo, viene svolta sicuramente
viene ridotto però il termine temporale entro il quale il comando provvede a fare la visita tecnica. Prima era 90 giorni, ora è stato ridotto a 60. Quindi comunque il comando è tenuto a svolgere la visita tecnica per la categoria C entro 60 giorni. Nel caso di esito favorevole della visita tecnica si rilascia il certificato di revisione. Quindi il certificato di prevenzione incendi, come vedete, compare soltanto nel caso di attività soggetta di categoria C. Volevo solo farvi così dare un'occhiata a quello che è l'elenco delle nuove attività. Vedete, questo è l'allegato primo al decreto 151 del 2011 ed è l'elencazione delle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Prendiamo una delle attività forse che più conoscete, per esempio le centrali termiche, adesso si trovano al punto 74, nel vecchio elenco erano al punto 91. Ecco, vedete, al punto 74 ritroviamo gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido, gassoso, con potenzialità superiore a 116 kW. Quindi se un impianto termico alimentato con combustibile solido, liquido, gassoso ha una potenza termica superiore a 116 kW, è un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. Quali siano questi controlli? Va specificato in funzione della categoria dell'attività. La categoria dell'attività nel caso di una centrale termica dipende dal valore della potenzialità termica. Quindi se la potenzialità termica è superiore a 116 ma non supera i 350 kW sarà un'attività soggetta come 74/A. Se invece la centrale termica ha una potenza termica compresa tra 351 e 700 kW, sarà un'attività soggetta di categoria B. Se la centrale termica ha una potenzialità termica superiore a 700 kW, sarà un'attività soggetta di categoria C. Quindi, le uniche centrali termiche che saranno ancora soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi saranno le centrali termiche aventi una potenzialità termica superiore a 700 kW. Un altro esempio, per esempio le scuole. Vedete, il punto 67, scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, asili nido con oltre 30 persone presenti, fino a 150 persone, allora, quindi da 101 a 150 categoria A, da 151 a 300 categoria B, da 301 in poi categoria C. Quindi vedete, in funzione dell'attività, la differenziazione tra categoria A, categoria B, categoria C è fatta a volte in funzione della potenza termica, a volte in funzione del numero delle persone, a seconda quindi della tipologia dell'attività. Altra attività molto comune è l'autorimessa. Per l'autorimessa, vedete al punto 75, c'è la novità di classificarla non in funzione del numero di autoveicoli come avveniva nella vecchia elencazione, ma in funzione della superficie. Quindi le autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 metri quadri, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Però fino a 1000 metri quadrati sono di categoria A, oltre 1000 e fino a 3000 sono di categoria B, oltre 3000 sono di categoria C. Quindi solo per le autorimesse che superano una superficie di 3000 metri quadri rimane la previsione del rilascio del certificato di prevenzione e così via.
Facciamo adesso riferimento alla iter procedurale e alla tempistica, differenziando anche questa volta le attività di categoria A, di categoria B e poi di categoria C. Cominciando dalla categoria A, vedete, la valutazione e il parere sul progetto è previsto solo in caso di ricorso all'istituto della deroga. In questo caso, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il comando è tenuto, in realtà il comando in questo caso trasmette la richiesta di deroga alla direzione regionale, perché sapete che la richiesta dell'accoglimento della deroga è fatto dalla direzione regionale, quindi noi trasmettiamo la richiesta di deroga con un nostro parere intermedio alla direzione regionale, ma è poi la direzione regionale che si esprime definitivamente sull'accoglimento della deroga. Qui ci sono poi delle informazioni di dettaglio, la richiesta deve essere formulata in bollo ed è previsto anche un modello per la richiesta della deroga. Che cosa deve... Mi sentite? No. Allora, naturalmente, voi sapete che i servizi resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono sempre dei servizi a titolo oneroso o anche a pagamento, quindi sicuramente ci deve essere la ricevuta del versamento effettuato sul conto corrente, numero eccetera eccetera. Naturalmente poi alla richiesta deve essere allegato il progetto che prevede sia la relazione tecnica che gli elaborati grafici. Nella maggior parte delle situazioni, quando non è necessario il ricorso alla deroga, invece non si prevede per l'attività di categoria A la richiesta preliminare del parere di conformità. Quindi, una volta che si siano ultimati i lavori, naturalmente in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza antincendio, si presenta direttamente la scia antincendio, cioè la segnalazione certificata. Anche in questo caso esiste un modello ministeriale, ma poi li vediamo con maggiore dettaglio, un modello ministeriale per la presentazione della scia. Alla scia viene allegata, e questa è una novità importante per voi, viene allegata l'asseverazione a firma di professionista. E quindi le certificazioni vengono allegate, anche le certificazioni e le dichiarazioni che sono specificate nell'allegato secondo al decreto ministeriale 4 maggio 98 e nella circolare ministeriale 14 aprile 2008. Questo, se volete, la possiamo, ma sicuramente la conoscete. Naturalmente, come già detto prima, siccome parliamo di un'attività di categoria A, la visita tecnica da parte del comando è una visita tecnica eventuale e comunque deve avvenire entro i 60 giorni dalla data di presentazione della scelta. Una volta che siano scaduti i termini di validità della scia, sussiste poi l'obbligo di presentare l'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio ogni 5 o 10 anni a seconda del tipo di attività. Anche in questo caso è stato elaborato dal Ministero uno specifico modello, e a questo modello va allegata l'asseverazione a firma del professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno solo se sono presenti impianti fissi di protezione antincendio, un po' come oggi per la perizia giurata, cioè quella che oggi è la perizia giurata, che prima era la perizia giurata, adesso si chiama asseverazione a firma di professionista. Nel caso invece di una categoria B, vedete, è previsto invece sempre
come primo passaggio la valutazione e il parere sul progetto. Anche in questo caso il termine temporale è fissato in 60 giorni. Una cosa importante che volevo dirvi era questa, cioè le attività che rientrano nella categoria A sono sicuramente attività regolate da specifica norma di prevenzione incendi. Cioè non è possibile che un'attività per la quale non esiste una norma verticale, quindi un decreto ministeriale o una circolare specifica, possa rientrare in una categoria, nella categoria A. Ecco il motivo che spiega la possibilità di evitare, no, l'esame del progetto, perché nell'esame del progetto, l'esame del progetto diventa invece indispensabile quando l'attività non è regolata da una specifica norma di prevenzione incendi. Nella categoria B possiamo trovare sia attività che hanno, per le quali è stata emanata una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, o attività che invece non sono regolate da una specifica norma verticale. Per quanto riguarda la categoria C, stesso discorso, il parere, diciamo, preliminare è sempre previsto, rimane sempre il termine temporale di 60 giorni, quindi la segnalazione certificata ai fini della sicurezza antincendio e l'attestazione di rinnovo periodico ogni 5-10 anni a seconda dell'attività. La variazione rispetto alla situazione precedente della categoria B è che la visita tecnica è sempre svolta, quindi non è più eventuale la visita tecnica, ma in un'attività di categoria C è sempre svolta la visita tecnica nei 60 giorni e viene rilasciato, in caso di esito positivo della visita tecnica, viene rilasciato il certificato di prevenzione. Quindi, se vogliamo ricapitolare in maniera, diciamo, sintetica, per quanto riguarda la valutazione del progetto, la presentazione della domanda per il parere di conformità con documentazione tecnica è sempre prevista per le categorie B e C. Come si svolge il procedimento nel caso di una valutazione della richiesta di valutazione di progetto? Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il comando può richiedere una integrazione documentale. Quindi, se il comando ritiene che la documentazione tecnica non sia completa, può richiedere un'integrazione, ma può farlo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Una volta che sia stata, diciamo, acquisita l'integrazione documentale, il comando ha 60 giorni di tempo per esprimersi con il parere di conformità. Allora, l'esito della valutazione può essere o favorevole, e quindi in questo caso si ha la possibilità di dare inizio alle opere. Nel caso invece di parere non favorevole, c'è il preavviso motivato di parere contrario con l'acquisizione eventuale di osservazioni entro i 10 giorni dal ricevimento del preavviso e quindi il parere definitivo. Voi sapete che a seguito della legge 2005 non è più possibile da parte della pubblica amministrazione esprimere direttamente un parere negativo. L'espressione di un parere negativo deve sempre, diciamo, passare per la comunicazione di un preavviso di parere. Si dà la possibilità all'utente di presentare nei 10 giorni successivi al ricevimento del preavviso delle osservazioni, o anche, diciamo, corredate da documenti, perché siano appunto considerati, presi in considerazione dall'amministrazione. Allora, nel caso invece dell'articolo 4, cioè della segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio,
che cosa presentiamo? Abbiamo detto un'accelerazione, che è quella che firma il professionista. L'accelerazione che firma il professionista e che si allega alla scia non è necessariamente redatta e firmata da professionista iscritto negli elenchi del Ministero del Tecnico. Questa è una precisazione importante. Cioè, un professionista che sia, diciamo, iscritto, quindi qualificato, abilitato, può redigere e firmare l'accelerazione anche se non è iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi della vecchia legge 818. Un discorso, naturalmente, alla scia, oltre all'accelerazione che firma il professionista, vanno allegate tutte le certificazioni e le dichiarazioni che già prima si allegavano alla richiesta di rilascio del certificato di protezione civile, e sono cioè quelle specificate nell'allegato secondo al decreto del Ministero dell'Interno 4 maggio 1998. Una parentesi dobbiamo aprire per quelle attività che sono in genere soggette al parere di, o ai controlli da parte di organi collegiali, per esempio i locali pubblico spettacolo, che sono soggetti alle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, oppure i depositi di oli minerali, che sono soggetti ad apposite commissioni regionali o prefettizie, gli impianti di distribuzione carburanti, che sono anch'essi soggetti alle valutazioni e ai collaudi delle commissioni regionali, e le fabbriche, i depositi e le rivendite di esplosivi, che sono anch'essi soggetti ad una commissione tecnica provinciale che fa capo alla prefettura. In questo caso la visita tecnica dopo la presentazione della scia non avviene nei 60 giorni successivi alla data di presentazione, ma avviene entro i termini temporali previsti per gli organi collegiali. Quindi, se per esempio parliamo di un locale pubblico spettacolo, la visita tecnica non sarà effettuata nei 60 giorni, ma sarà effettuata secondo quanto è previsto dal regolamento della commissione. Per tutte le altre attività, quindi, che non rientrano e non sono soggette ai controlli da parte di organi collegiali, entro 60 giorni va effettuata la visita tecnica, che distinguiamo nei casi di categoria A e B è una visita tecnica eventuale, nel caso invece di una categoria C è sicuramente, la visita viene sicuramente e, diciamo, viene rilasciato successivamente il certificato di prevenzione incendi qualora l'esito della visita sia favorevole. Per quanto riguarda invece il rinnovo, quindi il rinnovo del certificato di prevenzione incendi viene, diciamo, aggiornato invece attraverso un'attestazione di rinnovo periodico della conformità di incendi. L'attestazione è naturalmente firmata dal titolare dell'attività, lui in questo caso che cosa attesta? Attesta l'assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio e di aver assolto agli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività. Nel caso in cui nell'attività siano presenti impianti fissi di protezione antincendio, quindi un impianto per esempio con idranti 1,45, oppure un impianto di spegnimento automatico, oppure un impianto di rilevazione, segnalazione dell'allarme di incendio, all'attestazione del titolare dell'attività va allegata anche l'asseverazione del professionista, che in questo caso però deve essere iscritto negli elenchi del Ministero del Tecnico. Quindi, mentre nel caso dell'accelerazione allegata alla scia, il professionista poteva anche non essere iscritto nel Ministero, nel caso invece dell'accelerazione che si allega all'attestazione di rinnovo periodico, è richiesta l'iscrizione del professionista nell'elenco del Ministero. Per quanto riguarda il procedimento di deroga, in sostanza non è cambiato molto rispetto alla vecchia procedura, nel senso che
i contenuti della richiesta sono rimasti tali, cioè le specifiche delle disposizioni da derogare, le caratteristiche o i vincoli esistenti per cui c'è impedimento all'applicazione delle disposizioni, la valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni da derogare e le misure tecniche alternative che compensano il rischio aggiuntivo. Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di parere in deroga, il comando esprime proprio parere e trasmette la richiesta alla direzione regionale. La direzione regionale entro 60 giorni si esprime quindi definitivamente sull'accoglimento o meno della richiesta di deroga. Per quanto riguarda i titolari delle attività, sono confermati alcuni obblighi che riguardano l'esercizio. I principali sono mantenere efficienti sistemi, dispositivi, attrezzature di impianti antincendio, informazione e formazione del personale sul rischio di incendio e sulla prevenzione e protezione, l'annotazione sul registro dell'effettuazione delle misure in cui i precedenti punti e le procedure previste all'articolo 4 per quanto riguarda le attività di categoria A o gli articoli 3 e 4 per quanto riguarda le categorie B e C del DPR 151/2011, quando le modifiche apportate, innanzitutto quando si sono presenti le modifiche e quando queste modifiche comportino aggravio alle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Queste sono le due ulteriori novità introdotte dal nuovo regolamento, cioè la possibilità di richiedere il nulla osta di fattibilità, quindi la richiesta non riguarda l'espressione del parere di conformità all'incendio, ma si chiede una osta di fattibilità per le sole però attività di categoria B o di categoria C. Il progetto che si allega alla richiesta di osta di fattibilità naturalmente è un progetto che non ha i dettagli del progetto che invece alleghiamo alla richiesta di parere. E può essere anche diciamo, riferito ad alcuni ambiti della prevenzione di incendi. Poi quando vedremo il modellino possiamo anche dettagliarlo di più. L'altra novità riguarda la possibilità di richiedere una verifica da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco in corso d'opera. Naturalmente questa previsione riguarderebbe le attività più complesse, ma non c'è un limite, sia per le attività di categoria A che di categoria B che di categoria C può essere richiesta una verifica in corso. Quindi quando c'è ancora il cantiere è possibile richiedere la verifica da parte del comando per diciamo, essere sicuri che si sta procedendo in conformità alle norme di prevenzione. Altro aspetto fondamentale riguarda la correlazione che fa il nuovo regolamento di prevenzione incendi con il DPR 160/2010, che riguarda invece la semplificazione del riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive. Che cosa stabilisce il DPR 160? Stabilisce che i comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, assicurando che l'intero procedimento sia affidato ad un'unica struttura, appunto sportello unico attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi. E questa non è una novità. I comandi QF, così come gli altri enti autorizzativi, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori o pareri negativi e sono tenuti a trasmettere al SUAP tutte le denunce, le domande e la documentazione ricevuta, dando le comunicazioni all'interessato. Quindi viene praticamente introdotto il divieto, tra virgolette, ai comandi, non solo ai comandi, ma a tutti gli enti che rilasciano pareri o atti,
di ricevere richieste o documentazioni che si riferiscono ad attività produttive. Quindi per le attività produttive, sia la presentazione della richiesta, della presentazione del progetto, sia la presentazione della SCIA ai fini dell'incendio o dell'attestazione di rinnovo periodico o quant'altro, deve avvenire tramite il SUAP. Cioè non è più previsto che direttamente il titolare di un'attività produttiva possa interfacciarsi con il comando. L'unica interfaccia possibile è lo sportello unico dell'attività produttiva. Allora, il DPR 160 inoltre cosa prevede? Prevede che la presentazione al SUAP avvenga per via telematica, sia per la realizzazione che la modifica di progetto, soggetti alla SCIA. Inoltre è il SUAP che fa una verifica informaticamente all'atto della ricezione della SCIA. Cioè, che cosa controlla lo sportello unico? Lo sportello unico non entra nel merito ovviamente della documentazione ricevuta, ma effettua, è ritenuto ad effettuare un controllo relativo alla completezza formale della documentazione. Quindi, controllata la completezza formale della documentazione, il SUAP trasmette la SCIA e la documentazione legata al comando, così come agli altri enti per quanto riguarda gli altri ambiti. Il comando WF, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua i controlli attraverso visite tecniche per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi. La differenza è che la presentazione della SCIA non è avvenuta direttamente allo sportello dell'ufficio del comando, ma avviene telematicamente attraverso lo sportello unico, attraverso il SUAP. Allora, se a seguito della visita tecnica si rileva la difformità dell'attività alla normativa antincendio, esistono due opzioni. La prima opzione è quella di ritenere, diciamo, incompatibile la prosecuzione dell'esercizio dell'attività. La seconda opzione è quella invece di non ritenere questa incompatibilità, ma di considerare la possibilità che entro 45 giorni l'attività possa essere conformata alla normativa di prevenzione incendi. Quindi, nel secondo caso, nonostante le difformità riscontrate, il comando affida un termine di 45 giorni per l'adeguamento, imponendo, dove necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per la pubblica e privata incolumità. Cioè, nelle more dell'attuazione delle prescrizioni che vengono impartite per superare, diciamo, quelle difformità rilevate, vengono anche definite delle misure tecnico-gestionali compensative che vanno naturalmente applicate ad horas come compensazione del rischio aggiuntivo. Un'altra precisazione importante è che quella che si legge nell'articolo 10 del DPR 151, cioè il raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive. Il comma 2 recita così: ai soli fini antincendio, le attività di cui all'allegato primo, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 160 del 2010, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al capo 4 dello stesso decreto. La documentazione di cui alla lettera A del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 160 è completata ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione di incendi dalla SCIA di cui l'articolo 4 del presente regolamento. Perché vi voglio sottoposto proprio il testo dell'articolo? Perché il comma 3 che cosa chiarisce? Chiarisce che la SCIA ai fini antincendio non è che una parte della documentazione che poi corre dalla SCIA
quella che si presenta invece ai comuni, per esempio. Quindi da non confondere la scia che si presenta ai comuni con la scia ai fini antincendio invece che riguarda esclusivamente le attività soggette ai controlli da parte del Corpo Nazionale. Quindi quando un'attività è soggetta ai controlli di prevenzione di incendi, alla scia che si presenta al comune deve essere anche allegata la scia ai fini della sicurezza antincendio. Allora, la distinzione tra procedimento automatizzato e procedimento ordinario. Cioè, il procedimento automatizzato, per quanto riguarda le attività soggette al controllo di prevenzione di incendi, riguarda esclusivamente le attività di categoria A. Soltanto le attività di categoria A possono essere soggette al procedimento automatizzato di cui al capo terzo del DPR 160. Se vi ricordate, le attività di categoria A sono le uniche per le quali non è previsto il preliminare parere di conformità antincendio. Quindi sono le uniche che possono quindi essere considerate possibili nell'ambito del procedimento automatizzato. Per tutte le altre attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, invece vale il procedimento ordinario che è regolato dal capo. Se volete possiamo anche andare a vedere quali sono le attività di categoria, che in realtà sono 17, qui ve le ho diciamo qualificate, è un elenco quindi molto ristretto. Queste sono le uniche attività che possono essere soggette al procedimento automatizzato nell'ambito diciamo della semplificazione prevista dal DPR 160 del 2015. Un excursus rapido sulla nuova modulistica. Allora, per esempio, ritornando alla richiesta di valutazione del progetto per ottenere il parere di conformità antincendio, è stato introdotto il cosiddetto modello P1, che non si discosta molto da quello che già conoscete. Quindi questo è il modellino, vedete, che si utilizza per richiedere la valutazione del progetto. Qui va specificato naturalmente, oltre al numero dell'attività dell'allegato primo dell'elenco delle attività soggette, anche la categoria. Quindi mentre prima noi ci limitavamo a indicare il numero dell'elenco del decreto 16 febbraio 82, adesso dobbiamo specificare anche la categoria. Naturalmente, se chiediamo il parere preliminare sul progetto, stiamo parlando o di un'attività di categoria B o di un'attività di categoria C. Vediamo adesso invece il modello della scia, che è sicuramente un'innovazione più sostanziale. Ecco, questo è il modello ministeriale previsto per presentare la segnalazione certificata di inizio attività di prima sicurezza. Una precisazione: rettangolino in alto a destra, la marca da bollo, è stato chiarito che non è prevista, quindi la segnalazione va presentata in carta semplice, quindi non in bollo. Questo è il modello della scia. Un aspetto importante: la ricevuta che lascia il comando e che si riferisce alla presentazione della scia costituisce l'atto autorizzatorio ai fini della sicurezza dell'incendio. Quindi ciò che voi dovete, che il titolare dell'attività deve esibire per dimostrare che lui dal punto di vista della normativa antincendio sta a posto, è la ricevuta della presentazione della scia, cioè questo riquadro che per una questione diciamo di praticità il Ministero ha inteso diciamo includere nel modello della scia.
però in realtà l'atto che dimostra la conformità della norma agli obblighi in materia di prevenzione incendi è la ricevuta della presentazione della CIA, dove c'è il timbro e la firma dell'operatore di sportello, nei casi in cui ancora è ammessa la presentazione dello sportello da parte del comune. Qui, come al solito, c'è la specifica dei costi. Altra novità di cui parlavamo prima è l'asseverazione, questo mi interessa più direttamente, cioè il professionista redige e firma un'asseverazione ai fini della sicurezza. Attenzione, questo è il modello che vale a prescindere se l'attività è di categoria A, B o C. Quindi se per esempio ci riferiamo a un'attività di categoria A o ad un'attività di categoria B, non è detto che ci sarà la visita tecnica da parte del comando di Vigili del Fuoco. Cioè, quello che rimane agli atti è l'asseverazione del professionista, perché non c'è stato poi, diciamo, la verifica con sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Quindi questa è l'asseverazione che fa il professionista, vedete? Visti la documentazione progettuale, l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate, le dichiarazioni e le certificazioni di cui alla distinta a margine e verificata la competenza delle stesse, assevera la conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui ai progetti eventualmente approvati e o presentati. Quindi, in sostanza, se non c'è stato il sopralluogo nostro, la vostra asseverazione fa fine. Ecco, quindi, il momento. E quindi, di fatto, bisogna dire che la responsabilità ricade tutto sul professionista. Cioè, praticamente la nostra verifica è sostituita dalla vostra asseverazione, nel caso in cui non c'è stata la visita tecnica da parte del comando. Sottolineiamo questo perché naturalmente è nato l'atto. Poi interverrò io, insomma, sulle sanzioni penali, insomma, però già lei occhio a questo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 19,6 della legge 241/90, dell'articolo 20,2 del decreto legislativo 139/06, nonché di quelle previste dall'articolo 359 e 481 del codice penale, in caso di dichiarazione mendacina o falsa rappresentazione degli atti in relazione alle opere che hanno come oggetto, eccetera, eccetera. Quindi attenzione. Dopo la pausa. Dopo la pausa. Allora, vi faccio vedere così rapidamente anche il modello ministeriale che riguarda l'attestazione di rinnovo periodico. Anche questa attestazione non richiede il bollo. Questa è l'attestazione che fa il titolare dell'attività, in sostanza che cosa dichiara? L'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza. Anche in questo caso, vedete, siccome non viene rinnovato il certificato come nel vecchio regolamento, fa fede la ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'attestazione di rinnovo. Quello che a voi interessa maggiormente è però il modello di asseverazione quando esistono impianti fissi di protezione antincendio. Ricordatevi, come ho già detto, che questa asseverazione, quando necessaria, però va redatta e firmata da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno. Vedete, va specificato anche il numero di iscrizione all'elenco ministeriale. In realtà questa asseverazione sostituisce quella che una volta era la perizia giurata che si allegava alla richiesta di rinnovo. Questo non c'è.
sulla richiesta di deroga non è cambiato molto, anzi diciamo che è cambiato quasi niente. Qui il bollo va messo, cioè il criterio è che il bollo va conservato per le richieste. Quindi se io richiedo la valutazione del progetto, la domanda è in bollo. Se io invece segnalo o attesto o dichiaro, non devo mettere il bollo. Quindi la SCIA è una segnalazione e non è una richiesta, e quindi non va in bollo. L'attestazione di rinnovo non è una richiesta e non si prevede il bollo, così come la dichiarazione per voltura che non prevede il bollo. Per quanto riguarda la deroga non è cambiato nulla, quindi io mi soffermerei piuttosto sui due modelli che sono i nuovi, diciamo, modelli che riguardano sia la richiesta dell'UNOSTA di fattibilità che quella di verifica in corso. Ecco, vedete, dicevamo prima, quando si chiede l'nulla osta di fattibilità, si possono specificare gli ambiti. Ecco, vedete, voi potete, voi, il titolare teoricamente dell'attività, potrebbe avere interesse a ottenere l'nulla osta di fattibilità solo su alcuni di questi ambiti che riguardano la materia della sicurezza antincendio. Per esempio, potrebbe chiedere nulla osta di fattibilità solo per quanto riguarda l'ubicazione dell'attività, oppure potrebbe essere interessato ad ottenere nulla osta di fattibilità per quanto riguarda le caratteristiche costruttive che ha, cioè lui ha la possibilità di crocettare una o più di queste caselle e quindi di qualificare il tipo di richiesta che sta svolgendo. Per esempio, potrebbe anche soltanto chiedere diciamo nulla osta sulle vie di fuga, cioè sull'idoneità dei sistemi delle vie di fuga, e quindi crocetta soltanto la casella corrispondente alle vie di esodo. Naturalmente anche questo è un servizio a pagamento, e qui trovate sempre qua la seconda pagina con la listiglia del ingegnere, dipendentemente dalla categoria A o B o C, no, l'osta B e C. Diciamo che dall'osta di fattibilità sono escluse le categorie, cioè le attività di categoria, mentre qui non c'è distinzione di categoria. La visita in corso d'opera può essere richiesta sia per la categoria A che la categoria B che la categoria C. Anche qui, vedete, può essere qualificata la richiesta, cioè voi potete chiedere la verifica in corso d'opera, quindi sopralluogo in corso d'opera, per esempio soltanto per verificare la condizione di compartimentazione, oppure il sistema delle vie di esodo, oppure le aree di impianti a rischio specifico, ma avete anche la possibilità, o meglio, l'attività ha la possibilità di crocettare tutte le caselle e quindi chiedere una nulla osta più completa. Vale il pagamento? Il pagamento no, mi sembra che sia lo stesso a prescindere da tutto. Ingegnere, una precisazione un poco sulle sue. Ci sono le domande, no, se cominciamo. No, volevo solo concludere. Sì, abbiamo ancora qualche minuto. In questa presentazione voi troverete anche il riferimento ai modelli delle certificazioni e delle dichiarazioni che vengono allegate all'accelerazione. Allora, ricordiamo che per il professionista l'atto principale, più sostanziale, è l'asseverazione che viene legata alla SCIA antincendio. All'asseverazione il professionista allega le certificazioni e le dichiarazioni, cioè le certificazioni e dichiarazioni non sono più allegate dal titolare dell'attività, ma sono allegate dal professionista nell'asseverazione, cioè le certificazioni e dichiarazioni, quindi per esempio la certificazione di resistenza al fuoco, le dichiarazioni relative ai prodotti ai fini della reazione al fuoco e della resistenza al fuoco, non sono più allegati alla richiesta che fa il titolare dell'attività, ma sono allegati
all'asseverazione del professionista, il quale nell'asseverazione deve fare una distinta di tutte queste certificazioni e dichiarazioni. Cioè è stata trasferita dal titolare dell'attività al professionista l'incombenza di specificare, quindi di elencare e di allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni, naturalmente di carattere tecnico. E qui quindi per completezza vi ho riportato anche i modelli della certificazione di resistenza a fuoco, che però è lo stesso del 2008, quello della dichiarazione che riguarda i prodotti ai fini della resistenza al fuoco e della prevenzione al fuoco, cioè tutti i modelli ministeriali introdotti per la, diciamo, compilazione di queste dichiarazioni e certificazioni. Qui per esempio trovate, per quanto riguarda gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del decreto 37, ho anche riportato il modello di dichiarazione dello standard di conformità. Se l'impianto rilevante in fine sicurezza vincente non ricade nel campo di applicazione del decreto 37 del 2008, valgono ancora i modelli ministeriali di dichiarazione di corretta installazione, qualora sia presente il progetto, altrimenti quello che forse mi riguarda più direttamente è il modello, cioè di certificazione di corretta installazione e funzionamento di impianto, perché questo è un modello che compilate voi come professionisti e firmate voi. Ricordo che questo modello viene utilizzato quando per l'impianto non è presente il progetto, quindi voi fate una certificazione che si riferisce al progetto, all'impianto già installato, che però non ha progetto. Ultimo riferimento è quello ad un opuscolo del Ministero dell'Interno, predisposto dal nostro Dipartimento del Ministero dell'Interno, che ha in sostanza predisposto questo opuscolo dove sono condensate in maniera un pochino più, diciamo, lo vedete, anche questo troverete nella vostra, sul CD che vi abbiamo distribuito, troverete un po' tutta la parte che riguarda l'illustrazione, la spiegazione delle sostanziali modifiche che abbiamo fatto. Io finito, vi ringrazio della...